Buongiorno, anzi buon pomeriggio, bentrovati. Mi chiamo Luca Tremolada, sono un giornalista del Sole 24 Ore, mi occupo di tecnologia e di dati. Questo è, diciamo, uno dei motivi perché sto seduto su questo palco, perché questo che andiamo a presentare, questo nuovo talk del Festival della Statistica, andrà proprio a raccontare quelle che sono le intersezioni tra le tecnologie, le politiche e l'economia. Finalmente proviamo a portare, anzi diciamo che l'obiettivo che mi propongo sarà quello di portare a terra la data driven economy, una parola grossa che però sentiremo adesso anche sui giornali, sta tornando sempre di più, sentiremo sempre più spesso, cioè la capacità di progettare delle politiche utilizzando i dati, ma soprattutto di misurarne l'impatto e di fare delle simulazioni per capire quello che potrebbe accadere. Allora, il parterre di ospiti è ricchissimo. Allora, ve lo presento velocemente. Alla mia destra in presenza abbiamo Francesco De Carolis, professore dell'Università Bocconi. Buongiorno e benvenuto, Bocconi. Ordinario di Economia Politica presso il Dipartimento di Economia dell'Università Bocconi. Poi, in collegamento abbiamo Roberto Monducci, un gioca in casa, è stato direttore del Dipartimento della Produzione dell'Istat, oggi è consigliere del Ministro per le Infrastrutture e la Mobilità, si collegherà, per cui adesso non saluterà, però lo avremo in collegamento. Poi abbiamo Alfredo Garibaldi di Deloitte, lui si occupa anche di un tema molto bello, almeno a me, che sta molto a cuore, che è proprio lo studio dell'intelligenza artificiale applicata quindi all'economia. Poi abbiamo Renato Loriero, consigliere parlamentare del Senato della Repubblica, e alla mia destra abbiamo Gianfranco Naso, direttamente dalla Silicon Valley, no, quasi direttamente dalla Silicon Valley, vicepresidente di un'azienda del tipo software, e lui parleremo insomma un po' più di tecnologie. Se il collegamento regge, se va tutto bene, ma mi dicono che va tutto bene, io partirei da Francesco De Carolis. Allora, tua esperienza ti ha portato a vedere le politiche da tutti i punti di vista, dalla parte della progettazione, dalla parte dello studio. La domanda è semplice, ma può sembrare banale, ma non lo è. A che punto siamo nella capacità di progettare delle politiche data-driven? Ma in linea di principio ci sono tutti gli strumenti, sono disponibili grandissime quantità di dati, sono disponibili tecnologie e metodologie sofisticate per la loro analisi. Però siamo anche lontani, perché l'implementazione di queste metodologie utilizzando questi dati ancora non è presente nel day by day. Quindi c'è un potenziale enorme che probabilmente, sperabilmente nei prossimi anni si svilupperà. Ora, se posso fare un esempio per rendere chiaro perché tutto cambierà probabilmente, ed è un bene che cambi. Il titolo di questo panel rende chiaro che si parla di utilizzo dei dati per il disegno delle politiche. Quali dati? Beh, tradizionalmente sentiamo la discussione politica ruotare intorno a dati molto aggregati, molto macro. Tasso di crescita del PIL, tasso di disoccupazione, magari disaggregati per aree geografiche, al massimo per settore. Non è più questo il tipo di dati che abbiamo oggi. Oggi abbiamo microdati, dati dettagliatissimi a livello di impresa, di singolo consumatore, e con questi dati si possono disegnare politiche migliori e più precise. Allora, se posso farvi due esempi dalla mia ricerca, vi racconto un paio di numeri e cerco di rendere chiaro perché il microdato permette il disegno di politiche più efficaci. Allora, i giganti del web: Google, Facebook, Apple. In sede europea, ma a livello mondiale, si parla di nuova regolazione di questi soggetti. Come intervenire? Il problema è percepito a livello globale ed è chiaro se uno guarda i numeri. Google, ad esempio, in Europa il 93% di tutte le ricerche su search engine passano attraverso Google. Questo implica che la pubblicità online passa principalmente attraverso Google. Questo è stato visto come un grandissimo problema e si parla di intervenire per riportare concorrenza in questo mercato. Ma come farlo?
Le politiche proposte sono della natura più varia, cioè da chi dice semplicemente di mettere delle multe per abuso di posizione dominante a chi propone quello che si chiama lo spezzatino, dividere i vari servizi di Google. Ecco, nella mia ricerca, utilizzando dati micro, molto dettagliati, dati che sono stati ricostruiti su circa 40 milioni di aste per la vendita di spazi pubblicitari su keyword specifiche, che cosa siamo riusciti a vedere? Che in queste aste, in realtà, negli ultimi anni sono arrivati degli intermediari, quindi non è più il pubblicitario singolo che compra la pubblicità per la keyword, ad esempio ristorante a Treviso, hotel a Treviso, ma ci sono 7 grandi intermediari che sono diventati quelli che aiutano i pubblicitari a comprare su Google. Questo ha cambiato radicalmente il funzionamento delle aste ed è stato possibile studiare che un aumento di concentrazione... Un aumento nella concentrazione di questi intermediari ha fatto sì che la tipica operazione di fusione e acquisizione tra questi intermediari abbia fatto calare le revenues di Google di circa l'11%. Quindi, pur in presenza di una dominanza totale del mercato, ancora a parte Google, i prezzi della pubblicità sono scesi perché è arrivata questa concorrenza verticale. Questo si vede studiando il microdato. E che cosa si impara poi? Che una politica molto efficace potrebbe essere quella semplicemente di aiutare questi intermediari e tutelarli rispetto ad alcune azioni che Google, ad esempio, sta intraprendendo per limitare il loro potere. Quindi una politica più specifica che non vada brancolando tra le tante ipotesi a fare potenzialmente cose molto distruttive, perché ci sono anche dei benefici ad avere un motore di ricerca di dimensione ampia, quelle si chiamano network economies, e quindi possa beneficiare la collettività. Secondo esempio, mi sono occupato per tanti anni di appalti pubblici. Appalti pubblici a livello di dati sono un mondo incredibile. Delle leggi per cui vengono raccolte banche dati, in principio molto dettagliate, sugli appalti pubblici, ma poi questi dati non vengono utilizzati. Ecco, andando a guardare il microdato sugli appalti, quindi non quello di cui si parla normalmente sui giornali, l'investimento complessivo in infrastrutture è di... Mi sembra ci sia un problema audio, sbaglio? No, c'è solo un tram molto muoroso, un tram, scusate, si vede che sono milanese, un autobus molto milanese. Come potete sentire non stiamo registrando in studio, siamo veramente live. Ecco, dal microdato sui contratti pubblici, anche qui centinaia di migliaia di gare sugli appalti pubblici, che cosa si può vedere? Si può vedere che tanti fenomeni su cui adesso la nuova legge delega per la riforma del codice degli appalti prevede interventi, ad esempio la questione dei subappalti, la questione della partecipazione in gara, sono in realtà determinate da alcune regole specifiche, ad esempio quella si chiama esclusione automatica delle offerte anomale, un sistema di aggiudicazione delle gare al prezzo più basso, determina in maniera importantissima l'allocazione efficiente di questi contratti e causa sprechi netti di circa il 13% del valore del contratto. Questo implica che quando il decisore pubblico pensa ma perché questo investimento non ha reso, perché se spendo 100 in Francia per costruire infrastrutture poi ottengo X chilometri di strada e se spendo 100 in Italia ottengo la metà di X chilometri di strada, la risposta si trova nei dati che danno indicazioni precise su cosa non funziona e quindi si può correggere in maniera chirurgica. Posso chiederti, faccio un'osservazione marxista, ma me la fai passare, perché mai come il mondo dei dati è un mondo asimmetrico, dove i soggetti non sono stati, abbiamo assistito a degli scontri tra stati sovrani e grandi multinazionali, però insomma è un dato di fatto che la maggior parte di una tipologia di dati digitali è in capo agli over the top, alle grandi multinazionali. E poi insomma c'è il dato pubblico, c'è il dato di Istat, ci sono i dati aperti. Quando ragioniamo su microdati, quindi ragioniamo su dati che vanno così nello specifico a descrivere il comportamento di fenomeni, c'è un problema di proprietà o c'è più un problema di privacy? Cioè il decisore pubblico si scontrerà ad avere una capacità di lavoro sul dato, il decisore pubblico ragiona sulla politica, sulla scelta di quale fonte utilizzare, perché molto probabilmente si troverà che in un mondo privato sono più veloci o quantomeno hanno più
più dati, più informazioni, o c'è un problema alla base che riguarda tutti questi attori, che è la gestione e la GDPR nel nostro caso che siamo in Europa, però la gestione della privacy per poi avere un output pubblico, no? Perché quando restano all'interno dell'azienda uno può anche gestirli in un modo diverso nel momento in cui li comunichi per fare politico, per prendere decisioni. Domanda importantissima e di grande attualità. Avete forse sentito delle varie iniziative della Commissione europea, la European Data Strategy, che è espressamente rivolta a cercare di dare una risposta a questo tipo di domanda, e ci sono ancora tante possibilità e tante strade che si stanno vagliando. È sicuramente vero che, ad esempio, nel mio lavoro accademico di professore, il fatto che per queste tech company i dati siano chiusi all'interno delle compagnie è un grandissimo limite. Quindi o si lavora con queste compagnie spesso oppure non si riesce ad avere accesso, ma lavorare con queste compagnie poi implica che la ricerca non sia necessariamente libera, e questo è chiaramente un grandissimo problema. Allora, è possibile a volte bypassare alcuni di questi limiti perché la quantità di dati disponibile nel mondo è talmente ampia, ci sono talmente tante società interessate a rivendere dati, per cui si riesce spesso a bypassare alcune di queste limitazioni. Ma nel disegno delle politiche è importantissimo tenere presente quanto tu hai detto e prevedere sistemi che permettano alle politiche pubbliche l'accesso, il diritto di accesso al dato che poi possa permettere il disegno di queste politiche efficaci. Ti piace come l'Europa sta guardando al dato? Che tra l'altro al primo novembre sappiamo che partirà la GDPR cinese e scopriremo come funziona, però ci piace come stiamo in Europa? Lo chiedo al professor universitario. Allora, abbiamo imparato, il GDPR è stato un grandissimo esperimento, il mondo sta seguendo alcune delle idee della GDPR. Quello che sicuramente mi piace è l'attenzione a un tema fondamentale di privacy, che è assolutamente preponderante. Quello che mi preoccupa è il pensare che esista una soluzione facile e chiara a questo problema che è enorme. Vi faccio un esempio. GDPR. C'è uno studio in uscita in questi giorni di alcuni professori di Columbia e dell'MIT che, studiando una grande piattaforma che vende servizi di travel, ha trovato che, in conseguenza GDPR, il numero di utenti che non permette di essere tracciato è molto salito, quindi il numero di utenti tracciati è sceso molto, ma gli utenti che sono rimasti sono utenti che danno un dato più pulito, più di qualità, proprio perché permettono di essere tracciati, si hanno più informazioni. Il risultato, paradossalmente, è che riescono a fare una targetizzazione molto più precisa adesso, post-GDPR, che precedentemente. Questo è qualcosa di completamente non previsto nel disegno iniziale della GDPR. E questo tipo di effetti imprevisti va studiato continuamente, bisogna capire, bisogna raffinare man mano queste politiche. Non esiste la politica ottima ex ante. Allora, vediamo se siamo in collegamento, grazie, con Roberto Monducci, direttamente da Roma. Non lo vedo ancora in video, ma credo che stia arrivando. Io ci sono, vi vedo. Molto bene, molto bene. Accompagnato da fischi, ma ci sta un po' di fischi. Ci sono anche qui a Treviso, per cui siamo a posto. Allora, diciamo che il mondo delle infrastrutture fisiche è probabilmente una delle palestre più interessanti dal punto di vista dei dati, non solo perché esistono le mappe satellitari, esiste la possibilità di geolocalizzare il dato, esistono tecnologie e sensori che permettono anche di analizzare lo stato delle infrastrutture, i ponti, le strade. Allora, come state interpretando innanzitutto il momento dove l'introduzione, cioè il momento attuale è un momento in cui si sta dando grandissima enfasi alla politica data driven, alla capacità di far parlare i dati, poi capire al Ministero quanto sono importanti, quanto sono utilizzati e cosa possiamo aspettarci. Sì, allora, io ho un ruolo di consigliere del Ministro Giovannini al Ministero delle Infrastrutture, vengo dall'Istat perché sono stato capo dipartimento Istat fino a 6 mesi fa. Poi sono andato in pensione obbligata e quindi diciamo
quello che abbiamo concordato con il ministro è quello di portare una cultura dei dati nelle policy del ministero. Prima di arrivare ai sensori, diciamo ai droni o cose di questo tipo, direi stiamo concentrando per il momento su tre aspetti importanti proprio di governance di una politica guidata dai dati. Il primo aspetto è quello dell'orientamento delle politiche, cioè i dati per orientare le policy. Adesso farò un esempio su questo. Il secondo aspetto è la valutazione ex ante delle politiche, dei provvedimenti soprattutto di spesa. Il terzo aspetto è il monitoraggio dei progetti, che nel caso poi delle infrastrutture è un tema rilevantissimo. Quindi per quanto riguarda il primo punto, l'orientamento delle politiche, noi rapidissimamente, devo dire, almeno negli ultimi tre mesi, perché poi questo è l'orizzonte temporale di quello che sto, di cui sto parlando, abbiamo sviluppato una forte attenzione alle fonti dirette sulle persone. Per esempio, tema della mobilità locale a settembre, quindi alla riapertura delle scuole, riapertura degli uffici, eccetera, eccetera. Ai fini di orientamento dei provvedimenti da prendere, abbiamo lanciato una survey, anche abbastanza tradizionale, devo dire, in collaborazione con l'Istat. Questa survey è disponibile a tutti in termini di risultati, l'Istat l'ha pubblicata, il questionario è stato progettato insieme all'Istat e la survey ci ha dato chiarissime indicazioni su che cosa le persone percepivano come probabile, possibile, auspicabile per quanto riguarda la loro mobilità sul settembre. Enrico Giovannini ha fatto un'audizione, ha presentato queste documentazioni alla cabina di regia. Questi dati sono serviti esattamente a orientare i provvedimenti. Ad esempio, una stima che abbiamo fatto è che è attesa una caduta del 20% nell'utilizzo del mezzo pubblico e un parallelo incremento dell'auto privata. Quindi, passo indietro, se volete, rispetto a tutti i discorsi di mobilità sostenibile o cose di questo tipo. Chiaramente l'idea è che questa sia una condizione temporanea che potrebbe essere mitigata, quindi fatta rientrare in qualche modo, attraverso interventi specifici immediati sul trasporto pubblico locale. Quindi sono stati fatti dei provvedimenti di aumento delle risorse straordinarie a supporto della mobilità locale, ma poi anche rispetto a queste intenzioni e percezioni delle persone, una riflessione ad esempio anche sulla mobilità in sharing, anche sui costi della mobilità in sharing. Si è aperto un dibattito e tra l'altro noi stiamo lanciando insieme a una società gestisce una piattaforma di consultazione sulla mobilità locale, lunedì proprio, un questionario sempre ai fini di avere il polso della situazione di chi utilizza correntemente i mezzi pubblici su come sta vivendo in questo momento, quindi real time, la situazione che si è venuta a creare. Quindi uso di dati pubblici, dati diciamo attraverso convenzioni, accordi anche poco formalizzati, devo dire, con le società che hanno la disponibilità di questi dati. Quindi devo dire che sto rilevando una grandissima disponibilità senza nessun tipo di formalizzazione. Questo è un elemento importante, cioè di mezzo il Covid ovviamente, quindi c'è un grande sforzo generale da parte anche di strutture che fanno un altro mestiere. Quindi il primo punto è questo. Il secondo punto su cui abbiamo lavorato e abbiamo prodotto nell'allegato al DEF, che è uscito ad agosto, una valutazione di impatto ex ante dei 60 miliardi del PNRR, quindi l'utilizzo di strumenti, se volete tradizionali, di stima di impatto, di previsioni condizionali, insomma tutto l'armamentario un po' e che c'è su questo, il meglio devo dire, onestamente, anche in questo caso in collaborazione con l'Istat, perché poi i dati ufficiali comunque, almeno rispetto a certi framework statistici, comunque hanno una valenza informativa notevole, poi chiaramente hanno delle limitazioni. In questo caso la nostra valutazione sull'impatto del PNRR gestito dal MIMS, quindi parliamo di 60 miliardi di infrastrutture e altre missioni anche, è stato valutato in circa 38 miliardi di valore aggiunto e 600 unità di lavoro aggiuntive, con un dettaglio settoriale fortissimo, e questo ci ha consentito di
cominciare a pensare anche a eventuali strozzature che ci possono essere nel breve periodo di fronte a questo, diciamo, afflusso di fondi sul sistema delle imprese, ad esempio. E quindi abbiamo costruito degli indicatori di tensione in qualche modo sul sistema produttivo derivante dal recovery plan. Il terzo punto, che è quello su cui stiamo lavorando in questi giorni proprio, è il lancio della piattaforma di monitoraggio e di valutazione continua dei progetti del PNRR da un punto di vista della valutazione di impatto reale e non soltanto economico e finanziario. Quindi si passa da una logica un po' amministrativa di tracciamento un po' della fatturazione, degli accordi, dei contratti, eccetera, eccetera, a un approccio basato sull'avanzamento reale dei progetti, che è poi quello che c'è in testa la Commissione quando arriverà il momento di rendicontare e verificare. Su questo, quindi, piattaforma con inserimento da subito di strumenti di analytics molto avanzati. Quindi la decisione è quella di non fare una piattaforma, diciamo, di project management che traccia in maniera un po' burocratica i progetti, ma immediatamente inserire gli analytics con strumenti molto avanzati all'interno della piattaforma. E quindi i primi deliverable stanno uscendo, quindi sono tre linee di intervento, mettiamole in questo modo, che servono proprio a impiantare una cultura, diciamo, di policy basata sui dati. Per quanto riguarda invece soluzioni smart derivanti da queste tecnologie avanzate, qui c'è un'ampia gamma di possibilità. Siamo in contatto anche con altri paesi, ci sono società, università italiane anche che hanno creato soluzioni, per esempio, di monitoraggio dello stato, diciamo, di salute delle infrastrutture molto interessanti. Stiamo facendo una review, una ricognizione ovviamente, e l'idea è quella di inserire il meglio che si trova nei processi di valutazione, diciamo, della qualità delle opere. E chiaramente in questo caso si va un po' più sul frammentato, è difficile avere un framework generale perché si va dalle strade alle dighe, ai trasporti, alle ferrovie, insomma c'è una regionalità veramente impressionante. Però stiamo studiando alcuni casi veramente importanti per quanto riguarda soprattutto la viabilità, insomma, ecco, la mobilità. In questo caso si apre anche un discorso, come diceva prima il professor De Carolis, anche legata alla privacy, perché chiaramente qui in certi casi l'idea è far diventare l'utente, per esempio l'automobilista, il sensore, no? Quindi ci vuole una compartecipazione, ci vuole una sicurezza, una certificazione, insomma è un campo abbastanza inesplorato, se volete, abbastanza anche confuso dal punto di vista normativo, però c'è chiaramente la massima volontà di utilizzare anche questo tipo di strumenti. Posso fare una domanda? Noi sulla mobilità, come Sole 24 Ore, una delle prime cose che abbiamo fatto durante il lockdown è stato quello di prendere le mappe di Google e di Facebook che tracciavano, insomma, la mobilità nelle varie aree per cercare di capire se veniva o meno rispettati gli obblighi del lockdown. A questo punto siamo in un film completamente diverso, dove la parte molto interessante che ci ha appena raccontato, cioè la possibilità di valutare non solo la destinazione economica del PNR, ma anche l'impatto reale di queste misure, è un processo che è straordinariamente interessante, ma anche straordinariamente difficile da mettere a terra, se non fosse altro per la comunicazione al pubblico. La domanda è, come comunicherete, che tipo di trasparenza metterete in atto per spiegare ai cittadini, vedo che non lo sta sentendo, mi sente? Ho recuperato. La domanda è, quanto sarà trasparente il processo di valutazione dell'impatto reale, cioè quanto dovrete spiegare ai cittadini come valutate se un provvedimento, se un progetto è andato in porto o meno? Sarà una dashboard interattiva con dei numeri o sarà invece qualcosa di più complesso, più... Ok, ho perso qualcosa, ma diciamo ho capito qual è il senso della,
Io in realtà volevo presentare le slide, che non chiaramente in questo contesto è impossibile presentare, magari poi se troviamo il modo con quelli del festival, comunque le mando almeno a voi. C'era una slide sull'architettura della piattaforma di monitoraggio del PNRR, che era una parte a destra in alto, diciamo, analytics per gli stakeholders o per la pubblica opinione sostanzialmente. Quindi l'idea è che comunque uno scarico continuo di KPIs, diciamo, accessibili al pubblico sia sempre presentato dentro a una parte di facile accesso alla piattaforma. Inoltre su questo stiamo lanciando un advisory board, diciamo, della progettazione della piattaforma con esponenti anche della società civile, degli stakeholders, sarà chiaramente non con compiti operativi, ma con compiti di indirizzo e con estrema attenzione proprio esattamente a quello che diceva lei, a come comunicare i risultati, lo stato di avanzamento in modo accessibile, convincente dal punto di vista del linguaggio e che rispecchi esattamente quello che dicevo prima, lo stato di avanzamento reale delle attività e non soltanto una rendicontazione assolutamente astratta e di poco impatto. Quindi sì, la risposta è sì, nella piattaforma è prevista una parte open di fatto, anche con scarichi di dati, chiaramente non microdati, però insomma per qualche ricercatore che volesse, diciamo, impegnarsi in qualche analisi quantitativa, no? Interessante peraltro, dei progetti che sono tantissimi, però insomma una dashboard con KPIs semplici ma efficaci sarà a disposizione di tutti. Questo mi fa molto piacere, anche perché una delle conseguenze del Covid è stata anche da parte della società civile una richiesta di apertura di dati, cioè un'associazione ha raccolto addirittura 50.000 firme per chiedere la possibilità di andare a guardare dentro i dati, chiaramente in formato anonimo, chiaramente in formato aperto, però poter poi fare del citizen journalism, ma anche della citizen science, cioè provare a analizzare, lavorare i dati e a capire qualche cosa di più. Il fatto che si venga applicato, che ci saranno delle dashboard interattive, spero apertissime, quindi la possibilità di scaricare numeri e informazioni, questo è anche un modo di comunicare con i cittadini e di essere più trasparenti. Una parte invece oscura, intanto ringrazio Monducci per il collegamento, una parte invece un pochino più oscura è quella legata all'intelligenza artificiale. Dovremmo essere in collegamento con Alfredo Garibaldi di Deloitte. Eccomi. Eccolo, che si occupa esattamente di questo, no? Cioè di non tanto della parte oscura, però insomma di algoritmi applicati a sistemi complessi. L'intelligenza artificiale è uno di questi strumenti, ricordiamolo, poi i giornali di solito parlo in maniera un po' generica e generalista dell'intelligenza artificiale, però ricordiamo essere software che analizzano grandi moli di dati e cercano delle connessioni tra le varie parti. Il problema è che molto spesso l'utilizzo di questi software di intelligenza artificiale sono oscuri anche a chi li ha progettati, nel senso che dopo molto che lavorano sui dati possono anche trovare dei risultati o fornire degli output, diciamo, non previsti ma prevedibili o forse visibili nelle intenzioni. Vorrei capire come, insomma, questo è il tema della black box, no? Che è anche stato sollevato dall'Europa, cioè quanto le aziende, quanto la pubblica opinione può, scusate, la politica può affidarsi ad algoritmi di intelligenza artificiale e con che regole. Beh, l'importante, buongiorno a tutti anzitutto, l'importante è avvicinarsi a questi temi con consapevolezza e senza false aspettative, perché poi il problema è che sul mercato spesso si tende a esagerare con le aspettative e con i proclami, no? Quindi quello che noi diciamo sempre è di approcciare l'intelligenza artificiale con consapevolezza, perché io amo ripetere che l'intelligenza artificiale è come un bambino che impara dai libri. I dati che noi gli forniamo sono i libri. Se i libri non sono corretti, se mancano pagine, se ci sono degli stralci, l'apprendimento non è corretto. Quindi prima di parlare di intelligenza artificiale è molto importante focalizzarsi su come supportarla, su come alimentarla, su
quali dati sottoporre all'intelligenza artificiale. E dopodiché sì, di volta in volta si possono scegliere gli algoritmi più appropriati, perché ovviamente ci sono diverse categorie di intelligenza artificiale, diverse soluzioni, e non sono tutte general purpose, quindi bisogna andare molto sulla specializzazione. Nell'ambito pubblico, proprio infatti, ad esempio, mi ha fatto piacere sentire il programma per il Ministero delle Infrastrutture da parte di dottor Monducci, perché su quel tema appunto c'è una disponibilità di tecnologie ormai illimitata, no? Quindi e di fatto si rientra come problematica in quella dell'ambito delle telco, della telematica, quindi la quantità massiva di dati che poi deve essere elaborata per tirar fuori qualcosa di utile alla comunità. E su questo quindi le prospettive sono assolutamente interessanti. Noi stiamo facendo molta ricerca in questo settore, sia siamo focalizzati ultimamente sul mondo della salute e sul mondo proprio delle infrastrutture predittive, perché è un aspetto fondamentale. In generale, nell'ambito della data-driven economy, noi abbiamo rilasciato proprio da poco anche uno studio che invito a leggere. È uno studio fatto dal centro di ricerca Deloitte, che si chiama Deloitte Insights. Basta cercare su Google Deloitte Government Trends 2021 ed esce uno studio molto approfondito su quali sono i trend nell'ambito del government basati sui dati, sulla data-driven economy. Ed escono riflessioni importanti, interessanti. Si va da un'accelerazione causata dal Covid, no? Che il Covid ha portato dall'avere la trasformazione digitale, dall'essere un nice to have a essere un must have, per poter consentire il rapporto Stato-cittadini. Si passa sulla crescita della condivisione dei dati standardizzati, e qui c'è un callo, no? Perché quello là, uno dei problemi che c'è nell'applicazione dell'intelligenza artificiale è l'interoperabilità dei dati, nel senso che non ha senso applicare intelligenza artificiale su uno specifico silos di dati. C'è bisogno che ci sia una interoperabilità, una correlazione dei dati della pubblica amministrazione, per consentire poi di applicare intelligenza artificiale e far evolvere i governi verso un sistema cognitivo, cioè dove il governo, conoscendo i dati dei cittadini correlati sapendo e conoscendo gli eventi che stanno accadendo, sono appena accaduti, può assolutamente individuare le migliori azioni da fare per proteggere il cittadino, per finanziarlo, per istituire dei punti di soccorso. Quindi è lì che può intervenire appunto l'intelligenza artificiale, ma alla base appunto c'è la correlabilità dei dati. E infine poi si può andare verso un'ottimizzazione della customer experience digitale, perché ormai abbiamo la base dei cittadini è digitale, no? La classica vecchia ottantenne che ti dice che non può interagire digitalmente, sono rimasti dei casi isolati, ma in 10 anni possiamo dire che tutti saranno in grado di interagire digitalmente e quindi costruire un'esperienza diversa per il cittadino può essere un modo per avvicinare lo Stato al cittadino, e lì appunto l'intelligenza artificiale può fare molto, perché di fatto quando si arriva ad avere una base di dati del cittadino e delle varie amministrazioni completa, esaustiva, di qualità e correlabile, si può evolvere verso una customer experience interessante. Ovviamente tutto questo poi alla base c'è il controllo della sicurezza come esigenza primaria, perché ovviamente c'è una questione di privacy dei dati e protezione da cyber attack, e purtroppo nel Lazio l'abbiamo potuto sperimentare quest'estate quanto sia importante questo tema. Non la prenda come una provocazione, ma non vede un rischio di balcanizzazione dell'intelligenza artificiale? Cioè che ci possa essere un politico, cioè la politica possa dire no, però attenzione, gli algoritmi di machine learning li scelgo. No, ho perso la domanda. Allora, chiedevo se... Ho perso la domanda. Balcanizzazione? Dell'intelligenza artificiale, cioè nel senso che la politica potrebbe decidere... Decido io chi scrive gli algoritmi di machine learning, non li prendo da fuori, non li prendo da uno stato straniero, voglio essere io
che in qualche modo controllo quello che può essere in qualche modo l'output sul lavoro, perché ricordiamo insomma software di intelligenza artificiale sono utilizzati non in Italia però negli Stati Uniti anche dalle risorse umane per decidere il licenziamento, per decidere l'assunzione di una persona, per cui intervengono anche in decisioni piuttosto concrete. Sapere che viene scritto in un luogo piuttosto che in un altro magari può avere un riflesso, è una preoccupazione da secolo breve, visto che ho i capelli bianchi. Ma no, è una preoccupazione da immaturità del contesto, nel senso che ovviamente viviamo un contesto che ancora non è maturo, e quindi appunto parlavo all'inizio di consapevolezza, cioè il rischio da evitare è quello di partire sprovveduti, cioè senza avere la piena consapevolezza dei rischi e dei benefici che l'adozione dell'intelligenza artificiale può portare. E sulla scelta degli algoritmi ovviamente poi bisogna fare i conti anche col mondo open source, perché evolve, per cui è necessario un controllo degli algoritmi, almeno a livello semantico, capire che cosa l'algoritmo applica sui dati, che cosa tira fuori. Poi rimarrà sempre una black box, perché l'intelligenza artificiale è una black box. Però è importante assolutamente un controllo consapevole dal punto di vista semantico di che cosa gli si dà in input e cosa viene in output, e poi il collegamento con tutti i principi etici. Per cui assolutamente è importante approcciarlo in maniera consapevole e non... provveduti. Grazie infinite. Allora, adesso torniamo alla politica italiana con Renato Loriero, che dovrebbe essere in collegamento, ricordiamo essere consigliere parlamentare al Senato della Repubblica. Buongiorno. Sì, mi sentite? Buongiorno, ben trovato, benvenuto. Salve. Allora, salve. Racconto subito io che insomma è di 4-5 anni, però il Senato e la Camera sono due oggetti che producono tantissimi dati e sono a loro volta fruibili per analisi sui disegni di legge, su chi fa cosa all'interno delle addirittura un progetto che avevamo avuto al Sole 24 Ore era quello di costruire delle mappe parlamentari, cioè capire chi vota cosa anche all'interno dei partiti. La mia domanda però è più semplice: al Senato quanto c'è attenzione a utilizzare i dati per poi metterli a frutto nello studio e nella progettazione delle politiche? Sì, sì, ovviamente mi unisco ai ringraziamenti, ai saluti, ovviamente il mio intervento è a titolo personale, ma ovviamente questo non mi esime, non mi impedisce di portare il saluto dell'amministrazione del Senato della Repubblica. Ho approcciato la tematica dell'utilizzo dei dati per la progettazione delle politiche pubbliche, in particolare nella scorsa consiliatura di COGIS, in cui ho presieduto appunto la Commissione per la Garanzia della Qualità dell'Informazione Statistica. Per i tecnici dell'organizzazione amministrativa dell'ambito statistico, la Commissione è prevista anche dai regolamenti europei, che vigila sull'imparzialità, completezza, qualità dell'informazione, contribuisce a assicurare il rispetto alla normativa in materia di segreto e esprime il parere dello PSN. Sì, come diceva lei, in particolare noi, quelli che voi stesso nella Gazzetta Rosa, no, come chiamiamo Sole 24 Ore, chiamate i tecnici del Parlamento, utilizziamo i dati per decisioni di soprattutto di finanza pubblica, ma soprattutto dati statici e dati di carattere prettamente contabilistico ai fini della verifica della quantificazione, delle progressioni, delle proiezioni macroeconomiche dei documenti di programmazione, quindi eminentemente da DEF e NADEF, per la verifica della quantificazione dei testi normativi, questo soprattutto nei servizi di bilancio. Quindi progettazione delle politiche pubbliche e verifica finanziaria hanno sì un elemento in comune, quello di estrarre dai dati, partendo dalla canonica distinzione tra dato e informazione, quelle informazioni necessarie per orientare la decisione nel miglior modo possibile, e sempre nei dati, ovviamente, che risiede il valore in grado di fare la differenza, e per questa ragione appunto, come intitolato questa sezione del Festival, l'economia è data driven, potrebbe essere altrimenti. Io vedo molte esperienze, pur uscendo dal mio seminato quotidiano, nelle esperienze private. E il tema data driven è di attualità non da ieri
nel dibattito aziendalistico, le analogie tra pubblico e privato sono tante, anche le possibilità di apprendimento io ritengo soprattutto dal pubblico verso il privato, tenendo ovviamente conto di contesti operativi molto molto diversi. E il marketing in particolare, i digital, i web analytics, nel mercato del privato dei data professional si stima una dimensione di 5-6 milioni quasi di professionisti, un mercato che può ancora crescere a livello europeo, atteso che ovviamente, come ovviamente sanno gli economisti, i dati sono beni non rivali, non sono pagnotte, se la consumo io non la può consumare un altro, i dati hanno una potenzialità di crescita, di sviluppo, di replicabilità e di estrazione di valore tendenzialmente diciamo infinito. Un esempio di eccellenza, ho visto di recente Spotify, ma anche Amazon, leggevo proprio sul Sole che Amazon è un'azienda che si definisce basata sui dati anche nei colloqui di lavoro, dice. E l'Europa, è stato già accennato prima, ci sta riflettendo ampiamente con il Data Governance Act e il Data Act. Ma passando subito al pubblico, ragionando sempre però sempre di servizi, passo prima immediatamente al tema della progettazione. La difficoltà è sempre nel fatto, non è mai stata secondo me, nella disponibilità delle risorse hard o soft per la produzione dei servizi o la progettazione delle politiche pubbliche, anche se in l'economia è la scienza delle risorse scarse. Ma il problema è sempre la ridefinizione dei servizi pubblici in modo tale da creare degli user-centric public services, utilizzando anche qui una metafora del privato, ricordo quella pubblicità che dice una banca costruita intorno a te, noi dovremmo cercare di costruire sempre più dei servizi pubblici costruiti intorno ai cittadini, e i dati sono sicuramente la risorsa strategica per questo cambio di paradigma. Questo presuppone anche, e il PNRR, come sapete, implementa notevole discorso su questo, delle iniziative formative mirate per valorizzare quello che è il primo fattore della produzione dei servizi pubblici, cioè il capitale umano che deve essere selezionato nel migliore dei modi, ovviamente, ma questo sta alla normativa amministrativistica e alle modalità di selezione del personale, ma soprattutto formato on the job, in modo tale da non avere appunto delle cadute poi di potenzialità e di efficienza nel corso dello sviluppo delle carriere pubblicistiche. La morale alla fine appunto è sempre quella, valorizzare questo patrimonio informativo della pubblica amministrazione, che è un bene fondamentale nel paese. E lei accennava già prima al tema, passando appunto al tema della progettazione delle politiche pubbliche, quindi alla valutazione ex ante, anche se sono due ambiti diversi, delle leggi. Ovviamente io posso dare conto che qui molto brevemente di come si è approcciato questo tema della progettazione delle politiche pubbliche in Parlamento e della valutazione ex ante, in particolare con l'esperienza della creazione nel 2017 dell'Ufficio per la valutazione impatto, l'UVI. Forse ricorderete che nella passata legislatura il progetto di riforma costituzionale, che poi non ha passato il vaglio del referendum popolare, conteneva modificava tante parti della Costituzione, un amplissimo dibattito. Se forse c'era un elemento, ancorché minore, sul quale la politica ha trovato un quasi unanime, miracoloso consenso generale, era proprio quel piccolo passaggio in cui si prevedeva che il Senato riformato, tra i nuovi compiti, avrebbe dovuto svolgere la valutazione delle politiche pubbliche con riferimento anche all'impatto sui territori. Per anticipare questa riforma, che perché non è entrata in vigore, ma insomma, per non buttare, come dire, il bambino con l'acqua sporca, si mise in piedi l'ufficio per la valutazione di impatto, per valutare ex ante e quindi progettare le politiche pubbliche, la misura in cui si progettano in Parlamento, è appunto con valutazione ex ante. È chiaro che la valutazione delle leggi è ancora più ampia, la valutazione delle politiche non è un'impresa che si può realizzare secondo la nostra tradizione formalistica del sistema istituzionale. Io ricordo ancora una frase classica di Ray Rist, il direttore del GAO, del General
General Accountability Office statunitensi, che sottolineava che la valutazione dei provvedimenti legislativi negli Stati Uniti deve rispondere sempre esclusivamente alle richieste del Congresso, quindi una funzione istituzionalizzata, con personale qualificato, con il più ampio accesso appunto alle informazioni, quelle anche sensibili, garanzia dell'indipendenza effettiva e dei valutatori. Per la documentazione parlamentare, per chi di voi ha avuto modo a modo di apprezzare la documentazione prodotta dai servizi di documentazione di Camera e Senato, quindi Servizi Studi, Bilancio, Affari Internazionali e altri, la ricaduta in termini appunto operativi nell'ambito del processo, nella parte in cui la documentazione parlamentare assiste al processo di elaborazione. Se può andare a conclusione. Esatto, per la ricaduta più sfidante dal punto di vista del vissuto dell'amministrazione parlamentare, del passaggio appunto dalla documentazione parlamentare, per così dire, tradizionale, così come la conoscete, la conosciamo, e era chiaramente da passare da una impostazione di prevalenza di modelli organizzativi non solo tecnici, indipendenti, imparziali, neutrali, Sava Sandir come è sempre stato, ma di affiancare a questi modelli anche i più meno tradizionali criteri di condotta, quella della fondatezza, la validity, quello che stai affermando è o anche un'opzione di policy, o una ipotesi di what if, una prospettazione di scenari alternativi, di scelte di politica pubblica è valida, utilizzando ovviamente la strumentazione tecnico-statistica, quindi validità, mentre la documentazione parlamentare appunto tradizionalmente classica, diciamo così, è ancorata in primis al criterio della neutralità, quindi è passare anche ad analisi empiriche, quindi non solo di segno esegetico, normativo, di disquisizione dell'impatto normativo, quindi AIR, DIR, no? Quindi è passare anche ad analisi di causalità, no? Questo ha prodotto quest'altro, no? Perché non sempre, come dicono i statistici, la correlazione non significa co-causazione, quindi non mera descrizione dei fenomeni. Concretezza, quindi non elaborazione teorica estratta, e poi anche e soprattutto impatto socio-economico, quindi non confinato dentro questa dimensione istituzionale della relazione Stato-cittadini, ma anche anticipazione dei problemi, interazione, integrazione, networking, perché ovviamente si è nella costituzione di questo ufficio, che ancorché appunto è stata un'esperienza sperimentale, si è ovviamente coagito si è avvalsi anche dei più eminenti istituti di valutazione nazionale delle associazioni, ma anche dell'Accademia. Grazie. Allora, io passerei adesso a Gianfranco Naso. Io sono tecnologo, per cui insomma gioco abbastanza in casa. Una parte interessante del suo lavoro è che, ricordiamo a voi, lei è il vice presidente azienda che è Silicon Valley pura, sì, è tuttora americana. Ecco. Voi lavorate già sul real time, anzi da anni lavorate sul real time. Devo dire che Tipco Software, che è basato a Palo Alto proprio nella Silicon Valley, nasce proprio circa 20 anni fa per la digitalizzazione del Nasdaq, del Wall Street Journal. Quindi la borsa in real time è necessaria. Che effetto le fa, visto che voi lavorate su una macchina come quella del mercato finanziario, che è straordinariamente richiede precisione del dato e completezza e temporale, grande capacità di calcolo, quando invece sulle politiche pubbliche noi siamo ancora abituati a dati che vengono raccolti su base trimestrale, che vengono poi annunciati, c'è una tempistica nell'analisi del dato macroeconomico adesso vedremo sui microdati cosa si riuscirà a fare, che è ancora, diciamo, ha dei tempi, ha delle modalità. Lei pensa che queste tecnologie che già ci sono possano essere un giorno applicate anche alla politica, o c'è un nodo legato al dato, al fatto che ci sono nella raccolta dei dati e dei tempi precisi per cui le tecnologie possono fare fino a un certo punto? Io credo che ci sono già diversi esempi anche nel mondo della pubblica amministrazione dove i dati vengono utilizzati nella maniera corretta e anche in una modalità real time. Come dicevamo prima, anche nel mondo delle infrastrutture, noi recentemente anche con Autostrade, tra l'altro sarà presente nella nostra user conference che si svolgerà a fine settembre, digitale, quindi la invito anche magari a registrarsi,
e effettivamente racconterà come l'utilizzo dei dati anche in tempo reale stanno aiutando Autostrade non soltanto nel monitoraggio delle infrastrutture sensibili, ma anche nell'identificare tutta una serie di informazioni relative al traffico, la pianificazione degli interventi. Quindi credo che nel mondo della pubblica amministrazione iniziano ad esserci degli esempi concreti. È evidente che l'utilizzo del dato nella pubblica amministrazione è ancora nelle fasi primordiali, ha ancora necessità. Però di... quello che mi dice è che la società civile o quantomeno il settore del business possono avere un push in real time che può aiutare tranquillamente a prendere delle decisioni anche diciamo che risentono anche di micro cambiamenti. Esatto, e devo dire non soltanto, si parla anche dei processi, perché fondamentalmente quando vogliamo intervenire nel miglioramento della vita del cittadino in tutte quelle che sono poi le politiche del governo, c'è necessità anche di intervenire sulle organizzazioni e sui processi. Quindi c'è evidente necessità di fare in modo che questi dati siano utilizzati anche per capire come andare a migliorare questi processi, di che dati ho necessità, cosa voglio effettivamente fare. Un paio di anni fa abbiamo iniziato una collaborazione con Invitalia, dove effettivamente l'obiettivo che ci siamo posti insieme con loro è quello di andare effettivamente a monitorare il processo end-to-end rispetto a quello che era il processo atteso. Quindi un processo che era disegnato con certe aspettative, con certi punti di controllo, con certi livelli di servizio, come effettivamente poi questi venivano realizzati. Quindi sono tecnologie di process mining che permettono effettivamente di analizzare questi dati e combinare quello che noi chiamiamo, da un punto di vista tecnico, i dati a riposo con i dati in real time. Quindi la capacità di combinare questi dati e la capacità di costruire degli algoritmi, che poi sono, diciamo, gli elementi fondanti sulla tecnologia offerta TIPCO, permettono effettivamente di raggiungere dei livelli di utilizzo del dato per migliorare quelli che sono i livelli di servizio, ma anche per controllare quelli che sono i processi. Con Istat abbiamo invece iniziato la collaborazione con l'obiettivo di cogliere la situazione attuale legata alla situazione pandemica, anche per fare in modo che ci sia una previsione e una gestione, nel caso speriamo che non succeda, delle situazioni pandemiche con maggiore efficienza, con maggiore capacità di intervento. È evidente che il dato di per sé è fondamentale. Si parlava qualche anno fa della rivoluzione industriale legata ai dati, ed effettivamente se andiamo a vedere quello che è successo nel mondo industriale, oggi le 7 aziende con la più grande capitalizzazione sono aziende tecnologiche che sfruttano i dati, quindi è effettivamente un dato di fatto. Quanto poi questo possa essere portato anche sul mondo della pubblica amministrazione è evidente che ci vorrà del tempo. Però le tecnologie ci sono tecnologie che permettono, come dicevo prima, di analizzare i processi, capire come cambiare l'organizzazione, fare delle simulazioni. Nel mondo industriale ormai si parla moltissimo del digital twin, quindi questo famoso gemello digitale, ed è una cosa che sicuramente può essere utilizzata anche nel mondo della pubblica amministrazione per poter fare delle analisi, poter prevenire, fare della what if analisi, riuscire effettivamente a capire. Quindi le tecnologie, se utilizzate correttamente, possono permettere, tra l'altro non c'è necessità oggi di avere un unico ambiente dove questi dati risiedono, con i famosi data lake o base dati, ma esistono tecnologie di data virtualization che noi offriamo, che permettono effettivamente di aggregare quelle che sono le informazioni necessarie per poi andare a intervenire sui processi e andare effettivamente a servire il cittadino in maniera migliore. Una domanda, come vede l'Italia, cioè dal punto di vista di servizi, quanto si è dotata di tecnologie in grado appunto poi di, ma sono solo nella PA, ma da un punto di vista un po' più largo del nostro? Ancora, diciamo, tecnologie stanno cominciando ad adottarle, c'è un problema di processo, c'è un problema di organizzazione. Che sicuramente... È un problema di banda larga, gliela butto così. La banda larga è sicuramente un elemento che va indirizzato. E quando parliamo anche di IoT, di smart city, di interventi nella capacità di utilizzare i dati in real time, la banda larga è effettivamente fondamentale. Al momento c'è ancora un percorso da fare, assolutamente. Allora, grazie di questo intervento, grazie anche per la nota di speranza sulla banda larga, che insomma abbiamo recuperato un pochino, abbiamo fatto una mini accelerazione, poi io sono in una situazione drammatica, ma è un fatto personale che non voglio raccontare. E invece vi do appuntamento, si riparte tra un paio di ore, ancora alle 3,
con il nuovo talk, e noi poi personalmente ci vediamo domani. Arrivederci.